Buon pomeriggio, bentrovati su The Nemesis per questo nuovo episodio per parlare con un artista del mondo degli NFT. Siamo come sempre in diretta su The Nemesis e l'artista con cui andremo a parlare oggi, che tra l'altro ha fatto proprio il suo ultimo drop proprio oggi, venerdì 23, è Valentina Loffredo, che ora salutiamo. Ciao. Ciao Valentina, eccoti. Ciao, Ciao. grazie dell'invito e grazie dell'organizzazione. Volevo chiederti, proprio per cominciare e diciamo rompere il ghiaccio direttamente, di parlarci del tuo ultimo drop, quindi quello che hai fatto oggi di Smart Portrait, visto che poi i nostri utenti da casa possono già direttamente nella galleria di The Nemesis guardare l'opera, così insomma ne parliamo subito e togliamo un po' di dubbi. Allora, sì, questo è un drop molto speciale per me perché è il mio primo lavoro pensato proprio per la fruizione digitale. E ho già fatto altri drop su OpenSea e Foundation, però, ed erano digitali perché era fotografia digitale, però erano stati pensati, fatti precedentemente all'ingresso nel mondo degli NFT e quindi erano stati pensati per essere stampati. Che è normalmente quello che faccio, diciamo, quando lavoro con le gallerie. E invece questo è un lavoro che io ho pensato per lo spazio NFT e che quindi mi ha dato, sia la possibilità, creativa, dal punto di vista creativo, di fare delle cose che normalmente non avrebbe avuto senso fare, come le animazioni. Quindi c'è un'animazione, c'è un rendering 3D, e poi dall'altro mi sembra che con questo drop finalmente entro nel vivo, diciamo, dell'esperienza NFT, perché per me ha comunque più senso fare un lavoro del genere per questo mercato, diciamo. Quindi il fatto di essere nel mondo NFT, insomma, cambia anche, cioè il medium, diciamo, cambia anche la tipologia di arte. Nonostante fosse comunque digitale, hai avuto, diciamo, forse più libertà di espressione. Esatto. È una libertà creativa incredibile e poi molto divertente, secondo me, il fatto di poter animare un lavoro è proprio una novità per me. Dunque, vabbè, parlando proprio del lavoro in sé, si chiama OpenSea. Smart Portrait. Ed è praticamente un lavoro in cui ho voluto giocare sul mettere insieme due tecniche molto diverse o due stili molto diversi. Diciamo, è la ritrattistica classica proprio del XV-XVI secolo, in cui c'è questa luce molto drammatica, lo sfondale scuro, le cornici dorate, e quindi dare da un lato questa impronta molto classica che tra l'altro non mi è mai appartenuta, nel senso negli altri miei lavori è sempre tutto molto contemporaneo e moderno. Invece ho voluto fare una cosa che è classica proprio dei fotografi, magari, da studio, e che io non ho mai fatto. E come soggetto invece ho voluto usare un carattere 3D, che per me anche simbolicamente era interessante perché adesso il carattere 3D è diventato nel mondo NFT, ma nel mondo dell'arte in generale, che è comunque molto interessata in questo momento al mercato digitale. È diventato un po' la star, diciamo, di questo nuovo mondo dell'arte. E quindi mi faceva piacere proprio metterci le luci, cioè, diciamo, dargli un'importanza diversa e proprio metterlo anche proprio in una cornice molto più istituzionale. E poi. Ci stanno arrivando già le domande da casa, vedo proprio già numerosi, insomma, perché appunto chi ci sta seguendo nella chat che può trovare su The Nemesis può porre le domande, così io poi le leggo a Valentina, quindi sentitevi liberi di fare le vostre domande all'artista. Infatti ci chiedono, dopo l'ama di OpenSea, hai avuto un incremento di richieste e di vendite? Che appunto ricordiamo che le tue opere sono su OpenSea, appunto, cioè almeno questa quest'ultima
e anche altre sono su OpenSea. Allora, guarda, io il grosso grosso delle vendite l'ho avuto appena fatto il drop, nella prima settimana. Poi sì, in seguito all'AMA ho avuto interesse delle vendite, però diciamo che come valore sono state, ho avuto anche tante offerte, ma minori del prezzo, diciamo, che io avevo stabilito. Era un prezzo fisso, quindi non pensavo neanche di poter ricevere offerte inferiori. Invece ho ricevuto, ma a me non interessa affrettare le cose, per cui poi sì, qualche vendita si è conclusa, quelle che rispettavano, diciamo, la richiesta. E quindi sì, ho avuto un po' di interesse, però devo dire non è stata una cosa incredibile, come invece è stato, diciamo, l'ingresso su OpenSea. Okay. E mi dicevi prima che probabilmente vedremo la tua ultima opera o l'ultima serie di tue opere proprio nell'home page di OpenSea, perché il progetto è piaciuto. Sì, devo dire che già quando hanno visto il teaser mi hanno subito scritto per sapere cosa avevo in mente. Loro erano stati proprio molto, molto di supporto sulla prima collezione. Proprio mi hanno scritto, erano piaciuto tantissimo, contentissimi. Infatti mi hanno fatto Spotlight Artist di marzo, eccetera. E adesso appena ho detto che facevo, perché poi ho aspettato, io non produco tantissimo, per cui sono passate un po' di settimane, che forse non è tanto comune in questo mondo, e quindi appena hanno visto il teaser subito mi hanno scritto per sapere ma cosa fai, cosa non fai, e adesso quando adesso ho messo il drop mi hanno scritto per dire che piace tantissimo e che vorrebbero metterlo nella home page, però negli ultimi giorni dell'asta. Okay. Beh, comunque è una bella soddisfazione, non penso che contattino proprio tutti, con tutti gli artisti NFT che ormai ci sono, è comunque un infatti, grande questo onore. Sì, credo che sia proprio quello in cui è più difficile emergere, perché infatti. sono veramente tanti, Esatto, però... quindi sicuramente complimenti. Poi arrivano altre domande, soprattutto che programmi utilizzi principalmente, se ti occupi da sola del processo creativo o hai dei collaboratori? Allora, normalmente io non uso programmi, per esempio, ora sto usando Blender, ma è proprio la prima volta che lo uso e ho preso delle lezioni. E per alcune cose questo insegnante mi ha dato, che ne so, i materiali, mi ha spiegato come, mi ha impostato alcune cose, però poi il resto sono riuscita, infatti è anche una grande soddisfazione per me, perché ci ho lavorato parecchio, però sono riuscita a fare tutto io praticamente, e anche l'animazione, che insomma Si è vede. stato complicato, è stato molto complicato il primo. Però fatto. E Ma quindi chi ci segue da casa è molto interessato di solito proprio a sapere i programmi, queste cose qui, perché probabilmente, sai, ci seguono anche artisti che stanno incominciando a io muovere i primi passi normalmente ho sempre usato la nel. fotografia digitale, e poi ho fatto installazioni, sculture, questo tipo di lavoro. Avevo usato una volta dei rendering, però mi ero fatta aiutare per alcune parti di un progetto, e invece poi Blender è stato proprio una novità. Ho iniziato a lavorarci prima ancora di fare il mio primo drop, però nell'ultimo mese mi sono concentrata. Con un insegnante via Zoom facevamo le cose, lui dal suo computer, io dal mio. Però insomma. Ci stavi dicendo prima che gli altri tuoi drop sono in realtà delle fotografie, quindi senza animazione. Ce ne vuoi parlare? Sì, come no. Dunque, io ho mintato una collezione di 12 fotografie, che era un progetto unico, in cui c'è proprio tutta una narrativa specifica, un'estetica molto specifica, e così come faccio normalmente per le mie fotografie, l'ho mintato in edizione di 8. E niente, no, questo è un progetto che Anche questo è su OpenSea o su Foundation, dicevi? questo è quello di OpenSea.
si chiama The Way In, ed è un progetto che io avevo molto chiaro visualmente nella mia testa prima di cominciare a preparare insomma tutto, perché poi io con la fotografia non ho mai fatto la fotografia, diciamo, che documenta qualcosa, che coglie l'attimo, ho sempre costruito i miei set. E quindi sì, anche in quel caso, insomma, prima ancora di pensare esattamente alla cosa pratica, già ce l'avevo benissimo in mente, e avevo in mente l'idea di questo posto tutto bianco, una specie di labirinto in cui c'era questa persona che ci si muoveva dentro in cerca di qualcosa, e c'erano questi elementi, le palline, il labirinto e la donna, che tutte si trasformavano e si muovevano tutte all'interno di questo spazio. E quindi poi con le fotografie ho voluto ricreare una specie di puzzle in cui, mettendo i pezzi vicini in maniera diversa, si creassero percorsi diversi, in cui si creava questo effetto molto, che poi ho notato dopo, che si ripete anche nei videogame, della persona che entra da una parte, e esce da destra per entrare da sinistra, no? Che è una cosa, sì, però sì, concettualmente è molto alla Super Mario. Esatto, sì, per me era concettualmente interessante, perché tu esci per cercare qualcosa e poi ritrovi te stesso, no? E allora in alcune foto c'era metà, diciamo, di una persona da una parte e l'altra metà che la ritrovava all'interno. E quindi, e questa, di questo drop mi ha molto sorpreso il fatto che i collezionisti hanno comprato tutta la serie, nel senso che normalmente quando io faccio un'esibizione, magari mostro delle 12 fotografie, poi le persone vengono, guardano, piace, a chi piace magari sceglie di comprare una fotografia. Invece adesso nel mondo digitale, perché non c'è problema di spazio, molti hanno comprato tutta la serie, che è una cosa bellissima, perché è un po' come comprare un libro, no? Nel senso che tu compri tutto il concetto e tutta... Quindi quella è una cosa che mi è piaciuta molto. E poi ho fatto altre due fotografie singole su Foundation, che sono più, diciamo, della mia prima serie, che è una serie che comunque su cui io lavoro sempre, ma sono, non c'è proprio un concetto per tutte le foto, uguale per, come in quell'altra, per tutte le foto della serie. Ogni ci sono delle caratteristiche comuni, ma c'è un filo conduttore, insomma, tra... Diciamo, il filo conduttore è il mio stile, il mio modo di vedere il mondo e di costruire le scene, che è molto, diciamo, riconoscibile. Però sì, non c'è proprio una storia con un... Poi ci chiedono: com'è la situazione a Hong Kong? C'è fermento rispetto al mondo NFT? Che, diciamo, tu appunto non abiti in Italia, ma sì. Domanda di uno che ti segue, evidentemente. Guarda, no, in realtà io non ne ho tanto idea di questa cosa, nel senso che i miei amici artisti che sono a Hong Kong, no, non hanno... Il settore. No, credo che comunque ci sarà fermento, ma non nel giro che frequento io, perché qui comunque accolgono queste novità, e credo che anche dal punto di vista finanziario ci sia una grossa presenza di gente che investe in finanza, in Bitcoin, e quindi magari anche un mercato. Però io proprio nel mio piccolo giro di artisti che conosco, no, qualcuno sta aspettando, ma non sì. Quindi tu in generale nella tua carriera, insomma, ci chiedono, porti avanti in parallelo sia la carriera da cripto artista che da fotografa, diciamo, nel mondo tradizionale, perché sai, alcuni nascono effettivamente come artisti NFT, invece tu hai ancora, diciamo, un piede nei due mondi. Sì, il mio lavoro fino adesso è stato quello di fare l'artista tradizionale, non ho altri, non è un, diciamo, un hobby o un secondo lavoro, per cui è quello che mi ha dato da mangiare negli ultimi anni, e tra l'altro è una carriera lunga e anche più,
più lenta e difficile, e comunque, insomma, ora che ho iniziato, sicuramente no, mi fa piacere portarla avanti, anche perché ci sono tanti aspetti del mondo proprio fisico che mi piacciono tanto. Però in realtà no. Penso che tu premi questa cosa, perché sai, magari se ti devi fare una carriera direttamente nel mondo degli NFT, magari secondo me è ancora più difficile. Se invece entri da artista già conosciuta, hai già il tuo nome, già i tuoi collezionisti, secondo me potrebbe quasi essere un non vantaggio. Lo so, per me non credo che... Cioè, non so se è una questione di... perché io non so se i miei collezionisti sarebbero interessati a comprare NFT. Io per adesso non è che ne ho parlato molto con loro. Secondo me, per me è molto importante avere avuto una formazione e quindi sapere come presentare una serie, sapere come dare un prezzo al lavoro, sapere... cioè, proprio l'abitudine a lavorare in un modo professionale, che comunque, dato che il mercato dell'arte tradizionale è molto difficile, ci si fanno un po' le ossa. E quindi, secondo me, quello mi ha dato un po' un portfolio abbastanza solido, per cui adesso costruire qualcosa di nuovo non comincio proprio da zero, diciamo, anche se è un mercato diverso. E poi, sì, l'abitudine comunque a trattare il mio lavoro... cioè, come un lavoro. E invece secondo te il fatto di, diciamo, mintare opere che nascono come NFT, come hai fatto nel tuo ultimo drop, Sì. piuttosto che, diciamo, ricreare in digitale cose che non nate necessariamente in digitale o comunque pensate per l'essere digitale, diciamo, se, non tanto semplifica, premia l'artista o meno? Cioè, secondo te, in generale, anche rispetto alla tua esperienza, è più facile o meno entrare in questo settore, diciamo? Secondo me ha più senso fare cose fatte apposta. Proprio perché creativamente ti dà tante... espande proprio la possibilità delle cose che puoi fare. Ma non perché puoi fare cose in più, ma proprio perché è una cosa diversa e secondo me è sempre bello poi sperimentare nell'arte. Diciamo che il medium influenza l'arte stessa. Secondo me sì, poi io sono per le sperimentazioni, per le contaminazioni, cioè secondo me l'idea brillante di un pezzo fisico che diventa digitale potrebbe essere una cosa interessantissima se è fatta con un concept dietro, cioè se viene fatta perché voglio mintare qualcosa, no. Ma se viene fatta perché quella contaminazione ha un significato, allora... sì, potrebbe essere interessante. E tu dicevi che prima non hai parlato tanto con i tuoi collezionisti, quindi ritieni quasi che i due mondi siano separati tra, diciamo, il collezionismo di NFT anche della stessa artista e i collezionisti di opere reali, insomma, fisiche. Sì. Guarda, non è che proprio ho un'idea chiara, però in generale la sensazione sì, è che comunque io vedo come comprano. Prima cosa, io non ho questo grande rapporto con i collezionisti reali perché io ho il rapporto col gallerista, poi non si vogliono neanche pestare troppo i piedi al gallerista e arrivare al collezionista per parlare direttamente, no? Non perché ho un ottimo rapporto con tutti i galleristi, però sai, no, comunque normalmente non... Se ne occupano loro. Se ne occupano loro, quindi non quindi infatti questo è un grosso cambiamento che mi piace molto del mondo digitale. Però per esempio i miei collezionisti non comprano per investimento, cioè voglio dire, non sì, qualcuno magari che in certe occasioni ha detto beh, scommetto su di te, no? Perché mi piace quello che fai, eccetera, però in generale è proprio per... è proprio per vivere il pezzo che comprano. Invece negli NFT senti che è più sì, un investimento. Sì, e negli NFT non lo so, ma io lo vedo non per quello che ho visto io, perché poi i collezionisti con cui ho parlato erano molto interessati al lavoro, al concetto, eccetera.
secondo me sì, cioè ci sono dei collezionisti che hanno comprato due copie di una fotografia, una stessa per tenerla e fotografia. una per venderla, immagino. Per cui c'è questa cosa che comunque è una cosa che fa un po' orgoglio, perché se investono su di te è comunque una cosa bella, però è diverso, no? Dal comprare per il piacere di vivere la tua arte. Quindi, però io credo che andranno a confluire due mondi, eh. Ci saranno quelli che compreranno solo fisico e quelli solo digitale, però io credo che ci sarà una grossa fetta di persone che nel tempo, ora che il mondo diventerà sempre più digitale, comincerà a comprare anche digitale. Ci parli un po' della tua carriera e di come sei entrata nel mondo degli NFT? Sì, la mia carriera, dunque, tra il 2015 e il 2016 ho cominciato a sperimentare con la fotografia e poi nel 2017 ho deciso, diciamo, di farne una carriera e ho cominciato a lavorare con un gallerista ad Hong Kong con cui ancora lavoro. E niente, con lui abbiamo fatto, beh, tantissime cose. La prima personale di cui ti dicevo nella nostra telefonata, che è andata molto bene, con tutto venduto subito, eccetera, che poi mi ha aperto le porte a tante altre opportunità, per cui poi nel tempo ho collaborato anche con la Biennale di Venezia, ho fatto un'asta con Sotheby's, ho fatto varie collaborazioni con gallerie a Londra, Madrid, Shanghai, e ora sono anche rappresentata da una galleria di Los Angeles. E niente, nel mondo NFT ci sono arrivata perché l'ho sentito su Clubhouse inizialmente, e ci ho messo un po' a capire, diciamo, il valore dell'arte digitale, della fruizione digitale dell'arte. Perché non eri già nel mondo delle cripto, giusto? No, 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 no. No, questo era tipo inizio, credo gennaio, e non l'avevo mai sentito ed era molto affascinante come concetto da un lato, però per me, insomma, era strana la cosa, perché per me, io immagino sempre l'opera fisica quando faccio un... Adesso è cambiato, Nonostante sia fotografia digitale, la immagini stampata. sì, perché poi quando la vedi stampata per me è tutta un'altra cosa, per cui non aveva tanto senso. Invece poi effettivamente noi viviamo nel digitale, cioè voglio dire adesso stiamo parlando, ma la nostra giornata è il 90%, le mie fotografie digitali alla fine la gente le vede su Instagram, pochi, i collezionisti hanno comprato, ma non è che sono centinaia, per cui effettivamente ha senso questo strumento. In più poi ha senso, secondo me, se si fanno appunto delle serie, una persona può prenderle tutte, o se si fanno delle animazioni o cose, insomma, più proprio native digitali. E comunque, insomma, sì, ci ho messo un po' a capire delle cose, a capire come sarebbe funzionato anche per il mio mercato tradizionale, se poteva mettere a rischio, insomma, il mio mercato tradizionale. E poi sono entrata per vari fattori. Uno, un collezionista che mi aveva detto, che mi aveva visto sempre su Clubhouse, non, insomma, non avevo neanche mai parlato, però aveva visto il profilo e mi aveva detto: "Guarda, e questo è un collezionista molto importante, e anche con uno che ha occhio, diciamo." E mi aveva detto: "Secondo me tu andresti molto bene nel mondo NFT." E poi altri amici, poi ho sentito gli italiani, ho parlato con Giovanni Motta, insomma, tutta una serie di cose, mi sono convinta, e poi nel momento in cui decidi, per me è così, nel momento in cui decido vado poi insomma, parto in quarta di solito, nel senso che poi mi ci sono messa veramente. Clubhouse, tra l'altro, è un modo in cui molti artisti che ho intervistato e che intervisto in generale anche su Cryptonomies mi dicono: ho sentito parlare di NFT su Clubhouse. Quindi Sì, questo mezzo si parla sempre di NFT. Ho ancora visto. adesso si parla solo di NFT, infatti è quasi noioso, ma all'inizio, mi ricordo, nelle stanze di arte, che magari si parlava di argomenti
insomma, non lo so, che arrivava sempre qualcuno a chiedere gli NFT e quindi poi si ricominciava da capo a spiegare tutto il concetto, no? Perché poi... e quindi... Sì, all'inizio... E ora è pieno di room che parlano di NFT, dico, da qualsiasi punto di vista. Però sì, dai, almeno ti ha concesso... Sì, 4 ore su 24, a un certo punto, è anche troppo, diciamo. Va bene. Nulla, io ripeterei, insomma, che possono trovare le tue opere su OpenSea.io, che appunto a breve ti vedremo addirittura sulla home page, insomma, del sito, quindi sarà sicuramente facilissimo trovare e arrivare al tuo marketplace, che oggi hai fatto il tuo ultimo drop, che è appunto quindi in vendita sempre su OpenSea. Quindi rimandiamo, insomma, tutti a vedere, insomma, il tuo marketplace sulla piattaforma e ti auguro, insomma, il meglio di chiudere il drop a un prezzo che ti soddisfi. Speriamo, speriamo. Grazie mille. Grazie. Ciao Valentina, grazie mille. Ciao.